Alla Luciano! Siamo tutti Masterchef, ma nessuno sa più riconoscere quello che mangia tra congelato, surgelato, fresco. Allora abbiamo deciso di fare un esperimento sociale. Abbiamo preso polpi, calamari, gamberi, cozze, tutto congelato. Lo abbiamo scongelato, bollito. E abbiamo preparato una buonissima insalata di mare. L'abbiamo divisa in due vassoi e abbiamo chiesto: il siciliano doc lo riconosce il pesce fresco? Certo, assolutamente sì. È un capisce come, compà. Il polpo deve essere citrigno quando è fresco. Si capisce subito se è fresco, se è surgelato. Se noi qua abbiamo una buonissima insalata di mare, è divisa in due vassoi. Io le dico che una è fresca e l'altra è congelata. Voi la assaggiate e mi dovete dire qual è quella fresca e qual è quella congelata. Che competenza dico con il capisce niente. Ok, va bene così. Vai, che stava chiaro, stai a mangiare tutto, è giù. Secondo me questo qua è fresco e questo qua è congelato. Questo è congelato. Questo è fresco e questo è congelato. Ed è fresco. Questo è troppo mollo, questo è perfetto. Questa è quella buona e quella là da fotosa. Quella congelata è tipo duretta. Quella che si deve mangiare è questa, quella fresca. Ah, per me questa fresca e questa congelata. Io credo che questo sia fresco e questo surgelato. Come ha fatto lei a capirlo? Il gusto si sente. E colore. Essendo questo più morbido, mi viene da pensare che sia congelato. Dalla citrinità. E tutte e due congelate. Lei cosa mi dice? La roba fresca si sente in mare. La roba congelata si sente il sapore industriale. Questo è congelato e questo è fresco. Sono tutte cose congelate. Però tipo, vediamo. Perché io non capisco buono. Ok. Adesso io le svelo un segreto, però lei non lo dica a nessuno. E io faccio cuoca, la cosa è grave. Questo è il congelato e questo è fresco. Allora faccio il canciopezzi. Non mangio chissà che è fresco. Che facciamo? La assaggiamo di nuovo e capiamo meglio? Minchia, vero, questo è fresco. Giusto, giusto, questa è fresca. Questa è fresca, questa no. Come mai prima lei si era confuso? Quella che si deve mangiare è questa, bella fresca. Cioè, mi sono confuso un po', Ha ragione. Sì, si senta. È fresco questo, sì. Non è vero niente. Sono tutte cose congelate. Ma compa, sto per vantarmi, ma io che sono catanese, a Catania, ho pesce, governa. Sappiamo com'è il pesce e sappiamo tutto quanto. Tutto fresco, ragazzi. Quindi io a lei non la posso ingannare. E non male. E ha fatto anche lo chef e cucino anche. E meno male facevo lo chef e se facevo un attoniere, cucciava la consegnava una macchina a chiesa. Io a questo punto però le devo confessare una cosa. Sono tutte e due uguali. Le ho cucinate tutte e due io. Ne pigliavo colo, compagno. Ma la domanda a questo punto è tutta fresca o è tutta congelata? Tutta fresca. Tutta fresca, dai, tutta fresca. Tutta fresca. Mia è chi da fresca? Non ce n'è fresca, tienene! Tutta congelata! Tutto fresco, non c'è niente congelato qua, carissimo. Chissà con balata addomesciuto. Senti. Sono tutte cose congelate. Però, hai sono noto, non ci nascondo che non mangiasse pure un carrello. Adesso io vi devo dire la verità. È tutta congelata. Minchia, tutto congelato! Qual è stato il trucco che l'ha ingannata? La divisione dei piatti, che me l'ha messa in due piatti diversi. Buona lo stesso comunque. Ma oggi come oggi è meglio mangiare congelato che fresco. È congelato, ma io lo compro perché si mangia bene. Quello che conta è sapere cosa stiamo mangiando. Esatto. Stiamo cercando di dire mettete la tracciabilità perché non tutti sono bravi come lei. Lo so, hai ragione. Ecco, ecco perché noi abbiamo fatto questo esperimento sociale. Ora possiamo fare la salsiccia. Io mannaggia lo colore, mannaggia. Ma questo signore anche lui ha detto il colore. Questo signore ha l'occhio inchiappato di prosciutto. Allora io non si stava, è tutto congelato. Lei ha indovinato. State attenti a quello che mangiate, picciotti. Chi se tu ex? E bais. Va bene. Dopo soffro un bicchiere d'acqua. E la mia casa è Piazza Grande.